Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Questa sera empanadas, però le faremo una variante diversa. Le faremo ripiene di zucca e bietola. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 500 g di farina 00, 40 g di olio extravergine, d'oliva, mi raccomando quello buono, 240 g di acqua tiepida e 2 cucchiaini circa di sale fino. Per il ripieno invece ci serviranno 200 g di polpa di zucca già pulita e tagliata a cubetti molto piccola, 200 g circa di bietole che io ho già lessato e sono pronte per essere utilizzate, 400 ml di besciamella densa che è già pronta e si sta raffreddando, ottenuta con 500 ml di latte, 50 g di farina e 50 g di burro, noce moscata e sale fino. Poi ci servirà inoltre un po' di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, sale quanto basta, peperoncino in polvere perché daremo un tocco bello piccante alle nostre empanadas e poi, visto che andranno in forno, un uovo per spennellare le nostre empanadas. Io sono pronta a mettere le mani in pasta, e tu? Per prima cosa occupiamoci dell'impasto, visto che poi dovremo lasciarlo riposare per una mezz'oretta circa. Andiamo ad aggiungere in una ciotola bella ampia tutta la farina, il sale, l'olio. Oggi facciamo un impasto l'acqua, oggi faremo un impasto che è leggermente diverso dall'altro perché mettendo l'olio risulterà leggermente più croccante e darà un bellissimo contrasto alla zucca e alla bieta che invece avranno, cioè saranno il nostro ripieno morbido. Però nulla toglie che possiate rifare l'impasto delle empanadas che abbiamo proposto qualche tempo fa, che invece aveva il burro ed era di una morbidezza pazzesca. Io continuo a impastare, ci vediamo fra poco. Ecco qui, il nostro impasto è pronto, lo copriamo con pellicola trasparente e lo lasciamo riposare qua sul piano della cucina per una mezz'oretta circa. Occupiamoci del ripieno. In questa ampia padella c'è già l'olio ben caldo e l'aglio che si sta dorando. Andiamo ad aggiungere la zucca, regoliamo subito il sale, togliamo l'aglio, anche l'aglio lo togliamo alla fine, così lasciamo incaporire bene e lasciamola cuocere per una decina di minuti. La nostra zucca è ben caramellata e cotta. Andiamo ad aggiungere all'interno della padella la bieta che io ho strizzato tantissimo dall'acqua di cottura. Rompetela se potete anche voi in pezzettini più piccoli con un coltello. Un po' di peperoncino che non guasta. Facciamo finire di insaporire. Spegniamo il gas e non ci resta che andare ad aggiungere la besciamella. Mescoliamo bene andando a ricoprire bene tutti gli ingredienti, li trasferisco poi in una ciotola e li lascio intiepidire. Nel frattempo stendiamo la pasta e accendiamo il forno per riscaldiamolo a 170 gradi. Ho steso poco impasto alla volta e con un coppapasta, questo io uso questo qua per i biscotti, per la pasta in generale, di circa 10 cm, sono andata a tagliare dei cerchi. La pasta in eccesso la tolgo, che tanto poi la vado a ristendere nuovamente. La metto da parte. Il ripieno si è intiepidito. Vado ad aggiungere un cucchiaio circa su ogni cerchio. Lo prendo e lo chiudo. Sigillo bene i bordi.
piccolo giro verso di me e facciamo la chiusura delle empanadas come l'abbiamo fatta nello scorso video, andando a punzecchiare la pasta verso l'interno. Chiudiamo leggermente. E una volta pronto lo adagio nella teglia. Io continuo così e finisco tutti i miei cerchi, il mio ripieno. Abbiamo preparato le nostre empanadas, come vedete le sto già spennellando con l'uovo sbattuto. Se volete potete aggiungere anche un po' di latte a vostro piacimento. E queste poi vanno in forno, che il mio è già bello caldo, a 170 gradi per 20-25 minuti. Io non vedo l'ora di mangiarle. Eccoci qui, le empanate hanno cotto 20 minuti. Io 2-3 minuti le ho lasciate poi nel ripiano più alto a dorare. Come vedete le abbiamo appena tolte dal forno e siamo pronti a gustarcele. Mi raccomando, vanno mangiate belle, calde, fumanti, e io corro a mangiarmele. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se la rifate anche voi, aspetto le vostre foto e non perdetevi tutte le altre buonissime ricette presenti sul canale di Cucina con Agnese. Ci sono anche le altre empanadas da fare. Se le rifate, fatemelo sapere. A domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.